Bentrovati, buon anno a voi tutti, buon anno a chi ama la cultura dalla nostra e vostra terza pagina. Siamo fieri, onorati di lavorare con caparbietà per informare il nostro territorio, i nostri ambiti locali. Per dirla con le parole del nostro capo dello Stato al quale inviamo i migliori auspici per un felicissimo buon anno. L'informazione è presidio di democrazia e noi siamo in prima linea per difenderla, perché l'informazione al territorio è importantissima. Con buona informazione, una delle prime pagine, la terza, è proprio la cultura e il nostro concerto di Capodanno, il più eloquente aiuto da chi ha toccato con mano la lealtà del nostro operato di impresa che svolge attività di informazione di interesse generale. E anche il concerto di Capodanno 2024, come quello di Natale, per la terza pagina delle emittenti di informazione al territorio, è un simbolo di solidarietà ricevuto da grandi artisti del rango di Sir Sergio De Pieri, organista nominato baronetto dalla regina Elisabetta d'Inghilterra, e Raffaella Benori, soprano lirico, fondatrice e direttore dell'ensemble corale Calicantus Concentus. Un privilegio e grande gesto di solidarietà confermato dai magnifici Massimo Scattolin, chitarrista, Paolo Tagliamento, giovane affermato interprete del violino, l'orchestra da camera Venice Dream Ensemble tutta, Fabio Sartor, affermatissimo attore, e Alvaro De Anna, l'organizzatore, il Deus ex machina dei vini eroici. Li ringraziamo tutti per la sensibilità che hanno avuto. E appunto Alvaro De Anna ha avuto la splendida idea di realizzare questi concerti allo scopo di diffondere la cultura dei vini, cosiddetti eroici, attraverso la musica e la prosa. In questa occasione all'auditorium di Fondazione Cassamarca a Treviso, come detto, protagonisti in palcoscenico il violinista Paolo Tagliamento, il chitarrista Massimo Scattolin, accompagnati dalla meravigliosa Venice Dream Ensemble e dalla voce narrante di Fabio Sartor con il testo La luce attraversa il bicchiere. Le musiche in programma sono tutte del maestro Ennio Morricone, arrangiate dal maestro Scattolin per violino, chitarra ed orchestra d'archi. Prevedono un brano dedicato espressamente al vino, due medley ed un finale. Tali arrangiamenti sono stati espressamente pensati con questa formazione cameristica per sottolineare che tale musica possiede un valore assoluto, potendo essere infatti goduta appieno senza le relative immagini. Il brano Il vino e l'uva, che apre il concerto, è un valzer dal carattere un po' malinconico che ben introduce al duro mestiere del vignaiuolo che opera in terre estreme, affidando alle proprie mani l'intero raccolto. E a seguire Spaghetti Western, medley, e il successivo Love's Themes, anche questo un medley, dei più bei temi d'amore scritti dal maestro Morricone. Concerto di Capodanno, spettacolo, reso ancora più suggestivo dall'arte di raccontare di un attore del calibro di Fabio Sartor. Buon ascolto. Vi racconto una storia e parto anche un po' da lontano perché così almeno ha tutto uno sviluppo. Allora, si dice che Noè si sia ubriacato, il primo ubriaco della storia. Nella storia dell'umanità. Beh, certo, dopo tutto quell'acqua, il diluvio, un po' ci stava, no? In realtà sembra che prima di lui si fosse ubriacato un caprone. Sì, un caprone che era entrato furtivamente nella dispensa dove Noè teneva
teneva l'uva e che dopo avesse cominciato a molestare politicamente non molto correttamente, insomma, prima la capra, vabbè, fin là era legittimo, ma poi anche tutti gli animali dell'arca e non solo le femmine. Sì, tranne l'elefantessa e la giraffa, che non si era preso nessuna confidenza neanche con il tigre. No, cioè il tigre maschio, perché era un tipo un po' permaloso, era anche geloso della sua tigre, era anche mordace. Insomma, il caprone era ubriaco, sì, ma non stupido. Insomma, quell'uva in quei 40 giorni e passa aveva creato un bel fermento, no? E infine anche un parapiglia per il caprone e parecchie rimostranze al povero Noè, che molto prima di San Francesco aveva imparato a comunicare con gli animali. E all'epoca Noè aveva 600 anni e pochissima pazienza. Ma molta curiosità, e prendendo spunto da quel caprone, volle ripetere l'esperimento. Sì, bere quell'uva fermentata. Ed ecco che Dio gli aveva chiesto di rinnovare l'umanità e lui era pronto a farlo, ubriaco, tutto il resto c'è ancora nella Bibbia, e Noè nudo, che grida, che canta, i figli buoni che cercano di proteggerlo senza guardarlo, il figlio, quello un po' più cattivo, che lo irride. Tant'è vero che Dario Fo, nel suo magnifico Mistero Buffo, un po' di anni dopo, aveva scritto: mi son sicuro che se il Deo Padre in la persona, invece di imparargelo al Noè, tanto tempo dopo sto truco meraviglioso de schisciare l'uga e de tirar fera il vino, Olga esse insegna subito, fin dal principio, all'Adamo, subito, prima dell'Eva, subito, non saresmo in sto mondo malarbeto, saresmo tutti in paradiso, tutti. Grazie.
Il brano che andiamo ora ad eseguire è un medley che racchiude in sé tutta l'epopea dello spaghetti western, questo genere inventato da Sergio Leone e naturalmente tutti questi film musicati dal genio di Ennio Morricone. Si parte dalla trilogia del dollaro, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo, per arrivare a C'era una volta il West e giù la testa. Quando ho fatto questi arrangiamenti non ho però seguito questo ordine. A un certo momento mi sono messo e sono partito con quello che mi veniva in mente. Poi alla fine ho visto che avevo messo praticamente tutti i temi principali. E quindi adesso possiamo cominciare questo medley che poi ci ricorda proprio, ci riporta in quelle atmosfere che io almeno da piccolo veramente ho tanto amato. Thank you.
Thank you.
Se si parla di vino, sarebbe bello avere un po' di luce. Se si parla di vino, grazie. Se si parla di vino, terza volta che lo dico, bisogna parlare del terreno, no? Perché bere un bicchiere di vino è come assaporare una goccia di tutta la storia, di tutte le storie dell'umanità. Sì, è vero, perché tutto parte dalla terra. Ogni terra, ogni territorio, ogni terreno ha una memoria. E il vino svela quel mistero e si fa racconto, testimonianza di quelle memorie. I terreni accolgono tutto, da quel tutto che passa sopra e sotto di loro, leggero o pesante che sia, o anche immateriale che sia, o che ci sembri sia. Le piogge venute da lontano, precipitate da nuvole che hanno attraversato oceani e altri territori, che si farebbe fatica a tenerne conto su una mappa geografica. E passando hanno raccolto profumi, sapori, echi e la fatica dell'uomo che lavora con sudore quella terra e le sue lacrime sparse per la paura e l'incertezza di non farcela quest'anno o anche la sua gioia di vedere i primi virgulti verdi accesi come una promessa primaverile. E poi passaggi di bestie, animali, di armate nella storia, gli zoccoli dei cavalli, le corse dei cani, il fruscio delle lepri, e i primi passi di un bambino, e poi le foglie cadute da altri alberi, tanto distanti, che hanno ospitato nidi e dato riparo ai migratori. E le rugiade primaverili che dissetano la terra e odorano di fiori appena sbocciati e più avanti di fieno e che si trasformano in brine invernali che fanno accendere di notte fuochi e anche candele e tirare bestemmie sul terreno indurito. I microbi, i funghi, i batteri e le vespe, e tutto quello che fermenta nella loro panza, con la danza che fanno tra gli acidi maturi. E poi tutto quello che smuove il ventre della terra, il calore vulcanico, le acque sotterranee, i sassi e i terreni rimossi, e la sua geologia più intima e giurassicamente familiare, le pietre e i mattoni interrati di case che non hanno più un nome, di cui non si ricorda più nessuno e nessuno più piange. Ecco, è così che si sovrappongono le parole, le vite e la vite. In fondo, bevendo un bicchiere di vino, noi degustiamo segreti. Bene, ho combinato il primo guaio. Il
poggiapiedi, che è questa cosa che usiamo noi chitarristi, che insomma non, diciamo che crea anche dei piccoli problemi a lungo andare, le nostre povere schiene. Comunque questo è un dettaglio. Adesso passiamo ad un altro medley che io ho composto, per modo di dire, ho messo in ordine e arrangiato per questa formazione, su tutti i temi d'amore che a me erano più cari dei film appunto musicati da Ennio Morricone. Qui chiaramente i registi sono molti, sono diversi tra di loro, e diversissimi anche a volte, e però questi temi sono ormai entrati nel nostro quasi DNA, direi, perché alcuni sono veramente, cioè non ci si stanca mai di ascoltarli, e anche noi che li suoniamo li godiamo ogni volta. E quindi ci spasseremo da temi come quello di Cinema Paradiso, che tra l'altro è stato scritto dal figlio Andrea, e dal tema di Deborah, C'era una volta in America, The Plain Love, La leggenda del pianista sull'oceano, eccetera. Quindi meno parole e più note. Thank you.
Thank you.
Kennel Bigby. Chi era costui? Bella domanda. Tutto comincia nella metà del 600, giù di lì. Dove? Dove? Kennel Digby è un personaggio da romanzo. È nato subito dopo la regina Elisabetta, la prima, la figlia di Enrico VIII e Anna Bolena. Poeta, critico, spadaccino, frequentatore di corte, cattolico, alchimista, inventore di una polvere detta simpatica che curava quasi tutto. Quasi tutto. Era amico di Cartesio, di Ben Jonson, forse anche di Shakespeare, anche di altri. Filosofo, scienziato, redattore del primo libro di cucina inglese e financo corsaro nel Mediterraneo. Esiste un mondo prima di Digby e un mondo dopo. Ma perché? Allora, fu l'inventore di una particolare bottiglia di vetro, resistente, molto resistente, col fondo grosso. Il vetro all'inglese si chiamava. In alcune parti del mondo un vetro resistente lo chiamano ancora così, verre à l'anglaise. Poco prima avevano scoperto che prodotto a temperature più alte il vetro era più robusto. Siamo alle soglie della rivoluzione industriale, dell'uso del carbone, altro che legname. Un giorno Kenelm incontra uno per strada, sotto casa, ferito in un duello. Allora lo porta dentro per curarlo con la polvere simpatica, quella che vi dicevo prima che cura quasi tutto. Il signore ferito è il direttore della fabbrica di vetro, dietro casa, e cominciano a parlare. Ma come lo fate? Ma come non lo fate? Ma fate così, così o così? E fare così? Digby dà un ulteriore contributo con la voglia di sperimentare tutto il possibile, tutto il nuovo possibile. Certo, prima c'erano anche altre bottiglie, ma bottiglie così belle e fragili che era quasi impossibile trasportarle. Certo, c'erano le botti, ma una volta aperte bisognava bere tutto molto rapidamente. Forse questo non era neanche un male. I grandi vini di quel tempo erano i vini che prosperavano in botte con le ossidazioni, i Madeira, i Marsala, gli Sherry, come quelli delle Canarie amati dal Falstaff di Shakespeare. Digby invece toglie molto ossigeno al vino e scopre che i migliori migliorano in bottiglia, la sua. Quella bottiglia diventa una casa per il vino, col fondo grosso, col vetro spesso. Quella bottiglia verde che è diventata anche un modo di dire, no? Quanti verdi ci sono? Verde pisello, il verde smeraldo, il verde foglia, il verde ramarro, verde, una volta c'era anche il verde lega, ma c'è anche il verde bottiglia, quel verde che protegge dalla luce. Come un aiuto di bascio, tutto il verde è verde e nient'altro, tra il vecchio e il nuovo anno. E allora ci sarebbe lo champagne oggi senza Kilby? E senza di lui ci sarebbe questa serata? No, no. Se stasera siamo qui a parlare di vino, poi a guardare le bottiglie, ad assaporarle, dobbiamo ricordarci che quelle bottiglie sono state caricate, trasportate, scaricate anche in luoghi difficili, fatti di strade sterrate, di discese scoscese, ma non se n'è rotta una. Allora dobbiamo ringraziare questo genio misconosciuto.
In realtà Digby, inventando la bottiglia resistente, inventa anche il mercato del vino, così come lo conosciamo adesso. E per effetto di una teoria positiva che mi propongo di chiamare stasera degli eventi lieti, che è esattamente il contrario della teoria delle catastrofi, no? La teoria delle catastrofi, la conoscete? Almeno questa, no? Non ne sa niente, sti qua. Non è portata stasera. Pensavo di venire qua in città, a Treviso, tutti un po', no? Sapevano le cose, invece non sa niente. Allora, la teoria delle catastrofi è questa. Io invento una nave, no? Ecco che ho inventato anche il naufragio. Ci avete mai pensato poi, l'ultima cosa, perché nelle bottiglie si mettono 75 cl, non un litro? Sono sempre gli inglesi, a cui noi non... per il vino non daremo neanche gli inglesi, poverini. No? Infatti era l'impero britannico che nei suoi commerci misurava il volume del vino da acquistare e vendere in galloni imperiali. Ogni gallone era 4,5 litri. Ogni cassa conteneva 2 galloni, poi divisi in 12 bottiglie. Beh, mi dovete pagare per questa lezione, no? L'ultimo brano in programma ha un tema completamente diverso. Abbiamo eseguito prima il western, poi i temi d'amore, e però il maestro Morricone si è anche cimentato in colonne sonore di film a sfondo sociale. E adesso stiamo per eseguire i due temi che scrisse per il film Sacco e Vanzetti, i due temi che poi cantò Joan Baez. Scusate, volevo dire un'altra cosa. Appunto, questo film ebbe un grandissimo successo, un film di Giuliano Montaldo. E se non sbaglio, l'attore protagonista, che era un mio vecchio caro amico Riccardo Cucciolla, vinse la Palma d'Oro per quel film. E niente, e comunque il brano che andiamo ad eseguire, appunto, è la sintesi un po' di queste due meravigliose canzoni. Poi, naturalmente, noi vi salutiamo con questo brano, e poi, se volete portarvi a casa il concerto, forse all'uscita troverete qualcuno che vi proporrà un bellissimo compact disc.
Thank you.
Ti leggo due poesie. Due poeti sono estremamente diversi, ma colgono con questa immagine lo stesso punto, lo stesso momento. Una della Zimbosca, eccelsa poeta. La poesia si chiama Canto a un bicchiere di vino. Con uno sguardo mi ha reso più bella e io questa bellezza l'ho fatta mia. Felice ho inghiottito una stella, ho lasciato che mi immaginasse la somiglianza del mio riflesso nei suoi occhi. Io ballo il battito di ali improvvise. Il tavolo è tavolo. Il vino è vino, nel bicchiere che è un bicchiere, e sta dritto sul tavolo. Io invece sono immaginaria, incredibilmente immaginaria, immaginaria fino al midollo. E parlo di tutto ciò che vuole, delle formiche morenti d'amore sotto la costellazione del soffione. Gli giuro che una rosa bianca, se viene spruzzata di vino, canta. Mi metto a ridere, inclino il capo, ma con prudenza, come per controllare un'invenzione. E ballo, nella pelle stupita, nell'abbraccio che mi crea. Eva dalla costola, Venere dall'onda, Minerva dalla testa di Giove. Erano piani. Quando lui non mi guarda, cerco la mia immagine sul muro e vedo solo un chiodo, senza quadro. E la seconda è una poesia di Trilussa, chiama Mentre bevo. Spero che non ci sia qualche signore di Roma in sala. Mentre bevo mezzo litro dei frascati a boccatello, guardo il muro del dinello con le macchie di salnitro. Guardo e penso quante buffa certe volte la natura che combina la figura col salnitro e con la buffa. Scopro infatti in una macchia una specie d'animale, pare un'aquila reale, con la coda di cornacchia. Là c'è un orso, qui c'è un gatto, lupi, pecore, montoni. E su un mucchio di cannoni passa un diavolo a cavallo. Ma nel fondo si intravede una donna nella posa di chi aspetta qualche cosa dall'amore, dalla fede. Bevo il vino e guardo con un buon presentimento. Sarò sbronzo, ma mi sento più tranquillo e più sicuro. Pensavo tirasse fuori il portafoglio per pagarci. Prego, le ultime parole. Ecco, io volevo ringraziare tutti i presenti a questo concerto che abbiamo voluto da concretamente con Fabio, Massimo e Paolo, e spero vi sia piaciuto. Volevo fare un grande ringraziamento all'orchestra e a tutti i partecipanti. Volevo aggiungere una cosa: non facciamo solo cultura e cultura, ma anche un po' di solidarietà.
Oggi abbiamo voluto dedicare anche lo spazio alla Onlus di Giorgio Peremma, cui da alcuni anni stiamo dando una mano, aiutandoli con queste iniziative. Quindi, poi, quando uscite, se volete, ci sono i dobbiamo, a parte che li abbiamo già dati ad alcuni di voi che siete entrati, e vi chiediamo di dare una mano a questa Onlus. Aiuta una malattia molto difficile. Difficile anche pronunciare, perché ha un nome stranissimo, è una malattia degenerativa che crea problemi fin dalla nascita, e crescendo questi ragazzi hanno dei grossi problemi fino a mancare con un'età molto prematura. La famiglia di Emma, Italo e Annalisa, dalla Libera, da alcuni anni hanno fondato questa Onlus nel 2010 e raccolgono fondi per la ricerca di questa malattia. Oggi sono arrivati a buoni risultati, ma hanno bisogno di un aiuto. Grazie a tutti. Dai, vino e l'uva. Thank you.
Grazie, penso sia stato bello. Un meraviglioso simbolo di solidarietà, quello ricevuto a Natale da grandi artisti quali Ser Sergio De Pieri, 91 anni, organista, e Raffaella Benori, soprano lirico, fondatrice e direttore dell'ensemble corale Calicantus. E per il concerto che abbiamo appena visto, il concerto di Capodanno, da grandi artisti, da grandi musicisti come Massimo Scattolin, chitarrista, Paolo Tagliamento, giovane e affermato interprete del violino, l'orchestra da camera Venice Dream Ensemble, spettacolare tutta, e Fabio Sartore, affermatissimo attore, nonché Alvaro De Anna, al quale si deve l'idea dei vini eroici. Doveroso ringraziarli tutti e di cuore per questo gesto di grande sensibilità per la nostra piccola realtà, ma anche per il piacere che vi ha dato. E a proposito di vini eroici, l'epilogo della serata del concerto di Capodanno 2024 nel foyer dell'auditorium di Fondazione Cassamarca, giusto fare la cronaca, con la splendida degustazione di prezioso nettare da alcune cantine eroiche e i dolci della casa Loison di Treviso, credete, è andato alla grande. Immagino non abbiate dubbi sul fatto che tutti si sono salutati allegri e felici. E così anche noi ora. Grazie, grazie della vostra attenzione e il più prosperoso buon anno a voi tutti.